Ehi, Fuka, ciao! Sono sicuro che le rose, se non le avessimo date a Elizabeth, sarebbero piaciute a lei. Iniziamo già a spulciare un po'. Allora, le piace la musica, le piace disegnare. Vedo della colla, vedo delle forbici, vedo un pennello. Oh, ho sbagliato, scusami. Si entra pure. È che io sono pratica, non come te. Beh, oddio. Beh, effettivamente aveva solo dei fiori, quindi. Sì, sono molto brava. Tra parentesi, ho appena notato, ed è ovvio, purtroppo nel 2010 ancora c'erano quei televisori. Quanto mi fa strano vedere ancora quei televisori a tubo catodico con le entrate per i cavi a tre colori. Quanto mi sento vecchio. D'accordo, brava. Insegnale, magari diventa più utile. No, dai, non è così terribile. Lei. Brava, già è partita per rendersi utile lei. Quello è vero, cazzo, se è vero. Io non ho niente di speciale, invece. Sanada-senpai ha monku nashi te tsuyoi shi, leader mo dare ni mo mane dekinai chikara ga aru. Junpei wa oitoku to shitemo, Kirijou-senpai datte kiyoi da wa yo. Nanoni atashi wa nanka chuutohappa tte iu ka, kono mai no mangetsu no toki Purtroppo mo non ti nanemo posso dire dekinakatta shi, che hai torto, konnan ja itemo inakutemo onaji kamo nante. Ma no, non ti sminuire. Sonna koto nai yo. E? Watashi ne? Persona wa kokoro no chikara, mou hitori no jibun da tte kiita no. Alza un po' la Dakara, voce, tesoro. persona ga tsukaeru chikara ni wa sono hito no seikaku to ka E la tua persona è omoi ga forte. arawareru nda to omou. Tatoeba, Takeba-san no persona wa kisu o naosu chikara o tsukaeru Vuol chikara. dire che ti prendi Sore cura wa degli altri. Takeba-san ga dare ni mo mane dekinai Ehi, yasasa. parla per te, io posso usarli tutti i poteri. Vaffanculo. E quella è gentilezza. È gentilezza quella. Hai! Mi aspettavo qualcosa di un po' più. Oh, Yukari-chan. sono già diventato il best friend. Allora, potrebbe essere che il regalo sia già la fascia per il braccio. Quella purtroppo già la conosco perché è un simbolo identificativo di Persona 3. C'era anche in Persona 5 e soprattutto si era vista nei trailer. E se volessimo fare ancora più i pignoli, c'era un'altra edizione speciale, però non in Italia, sono abbastanza sicuro, che aveva appunto come oggetto, appunto, limited edition, la fascia. Che poi, sta fascia, avrà dei poteri? Sarà qualcosa di utile o sarà solo estetica? 説明するより、とにかく見てもらおうか。 Scopriamolo subito allora. Sì, è la fascia. Che cosa sono quei cosi sotto invece? La fascia, il vestito e boh. Sperimentare sul campo, eh? 襲い来るシャドウは強力になるばかり。 Allora, sentimi. L'unica cosa che abbiamo avuto per un pelo è stato il fatto che avevamo una persona che sparava. Perché se non avessimo avuto quella persona, era Stunlock, punto, non c'era altro. Junpei e l'altro non hanno abilità di sparo. Se non ce l'avevamo noi, era la fine. A meno che non ci fosse qualche gimmick della serie, muore uno dei due, l'altro diventa più debole. A meno che non ci fosse quella gimmick, non vedo come sarebbe stato possibile risolverla. Ok, e che cosa fanno? Teurgia. テウルギアはギリシャ語で神に働きかける術という意味でね。 Ok. 使用者の感情と連動し
Ok, un attacco speciale forte, insomma. Junpei, madonna mia. Dai, siamo tutto orecchie, spiegami tutto. No, dai, ci fai già entrare nel tartaro adesso? D'accordo, andiamo. Ehi, se non si prova come lo scopriamo? È stato testato da chi? Onesto. C'è il libretto di istruzioni. Una nuova arma? Ah, intendi quello? Ok, no, pensavo qualcos'altro. Ok. Però sono una fatto battute oggi, Forse perché a noi di cui fidarsi? Possiamo farlo un altro giorno, non mi va di entrare adesso in realtà. Non mi va, vorrei fare qualcos'altro. Possiamo farlo un altro giorno? Non vedo l'ora. Yuppi. Onesto però, spero sia una prova, una botta e via, e ci fa già uscire. Perché vorrei sfruttarla domani, diciamo, andare nel tartaro, non stasera. Perché così possiamo prenderci poi la medicina, che per carità è il meno dei problemi. Ma in realtà vorrei andare il lunedì, perché almeno prendiamo anche le armi scontate. Leader. Ti prego, dimmi che posso scegliere di andare un altro giorno. Ti prego, per favore. Oh, fuck. Ci ho sperato, ha detto. Quando siete tutti pronti, fatemelo sapere. Annaggia. Ci ho sperato, ci ho sperato. Cutscene, Vediamo. Ok, hanno tutti quanti l'abito del SAS. Del SAS. Che bello Junpei così. Posso dirlo che sembra molto più serio ora. Molto bello. Molto bello anche il suo vestito. Vediamo Yukari. Ok, lei easy. Con la felpina nera. Ci sta. E noi classici. Noi già purtroppo sapevo benissimo com'era il nostro. Che numero siamo noi? Aspetta, non l'ho visto. Non ci ho fatto caso. In teoria dovremmo essere l'uno, però non ci giurerei. Il SES è qui per chiudere il tartaro. Ok. Noi siamo il 3. Il Senpai è l'1. Lei credo sia il 2. E gli altri quindi andranno a scalare, per forza. Ha senso. Non avrebbe senso usare gli stessi vestiti se ci bloccano. Ok. Ok, questo è quello che mi interessava. Che tipo di funzioni? Ok, ma visto che i cosi erano tre, sono tre a testa, quindi tre teurghia a giro nel tartaro, o era solo per farli vedere?
Quindi vuol dire vai e provalo. E quello già lo sapevamo, era ovvio. Sì, signora. Ma lei quindi rimane qua o ci segue? Quindi qualcuno deve uscire. Ehi, io invece. Certo. Scusate, io. State a decidere, Star. Esatto. La carta migliore si gioca per ultima. Dai, diamogli un po' di coraggio. Non lasciatemi sola con questo, per favore. Ecco, appunto. Ma no! Tanto sono nella mia bolla d'acqua, tranquilli. L'ultimo che avete visitato, no? Stavo giusto dicendo, evocherà la persona? Quindi immagino che sia proprio un piano che visiti adesso solo per fare la prova e poi te ne esci. D'accordo. Irregolare. Tu non ti lamenti mai, d'altronde. Posso salvare? Perfetto. La nuova spada? Ma l'ho cambiata l'ultima volta io. Aspetta, ma ci hanno regalato anche delle armi? Ma ci hanno dato anche le armi, ma che bello! Vabbè, è tutto brandizzato. D'accordo, spada SES, arco SES, spadone SES, tirapugni SES. E tu invece? Lo stocco del SES. 115 senza effetti. Vediamo un secondo, lo stile invernale. Ah, sono i vestiti classici, i loro vestiti che c'hanno durante l'inverno. Niente di eccezionale. Oddio, lei proprio no. Loro due ok, Fuka direi di no. Posso dire che Fuka è forse uno dei pochi personaggi che il vestito di Persona 5 non le sta per nulla bene. Che tra l'altro anche lei ha la possibilità di mettersi dell'equipaggiamento. Però ovviamente mettere roba difensiva su di lei in teoria serve a nulla. Forse come un po' anche per Futaba è una buona idea aumentare la fortuna, che magari aumenta la quantità di volte che fa le sue azioni. A quale piano possiamo andare? Sei pronto? Certo. Proverò a guidarti verso un piano più stabile. Non potrò venire con te, ma farò del mio meglio per supportarti da qui. Certo. Eccoci arrivati. Certo, vi sento. Grazie, faremo attenzione. D'accordo, andiamo allora. La spada nuova... carina. Sono tutte quanti armi d'acciaio, a parte vabbè lei che c'è un arco giocattolo, però... non sentivi questa tensione, per forza eri lì a fare un compito che non era il tuo. A che livello è lei? Lei è al 20, è addirittura superiore da Kiko. Eccola qui l'ombra. D'accordo, faremo attenzione. Hai voglia? Andiamo e colpiamola dalla schiena. Ah, si è girata, peccato. Però aspetta un attimo.
Abbandono già. Ci fa vedere anche che cosa abbandonano. Questo non l'avevo visto l'altra volta. D'accordo. Madonna mia. Iniziamo a menare allora. Vediamo anche la sua rianimazione. Molto rapida, mi piace. Ok, usa attacchi elettrici. Vabbè, la nostra è sempre la stessa. E tu vabbè. È furente, fantastico. Ok, ma quando è che posso usare la teurgia? Dai, fammi un'analisi. Tanto dopo usciremo di sicuro. Ok, fuoco e ghiaccio. Vediamo la sua persona allora. Dai, facci vedere. Persona. Ok, carina. Molto semplice, molto pulita. Non mi dispiace. Dai, dammi uno shuffle time. E al tuo primo incontro già subito ti buttiamo nella mischia. Molto carina come finale. Molto elegante lei. Oh, niente, peccato, peccato. Hai voglia? Di nulla. Certo che decideremo di combattere. Dobbiamo provare la teurgia. Qui c'è un forziere con all'interno una polvere dell'anima. Polveri delle anime che a questo punto diventano fondamentali anche per Fuka. E c'è anche una chiave, ma pensa un po', che culo. Eccola qui, un'altra ombra. Niente, mani arcane non me le danno, mi sa che questa zona è tutta scriptata. Bene, l'uniforme da combattimento sembra funzionare. Invece per quanto riguarda quella teurgia, Yamagishi, tu hai scoperto qualcosa? Mi dispiace, non mi è ancora chiaro. Sto rivelando qualcosa durante le battaglie, però... Tranquilla, continua pure con le tue osservazioni. Ok, dobbiamo combattere fino a che la teurgia non parte, quindi. Ok, andiamo al prossimo. Va bene. Procediamo. Eccoci arrivati alle scale. Procediamo. Appare un nemico all'improvviso. Ecco appunto. Molto probabilmente. Alla distorsione. D'accordo. Andiamo. È tutto buio. Ci hanno divisi. Esatto. Ok. Interessante come cosa. Forse ogni tot piani vieni diviso e devi trovarli tutti per evitare di combattere da solo. Che cosa ha trovato? Un'ombra potente? A quanto pare. Ecco appunto. Salvala. Rieccola qui la torre. Porca troia. Ho già capito cosa succede. Adesso lei per proteggerci arriva, attiva la teurgia. Tra l'altro gli hanno cambiato l'arco. Tra parentesi. Ecco appunto. La madonna. Non voglio più che si faccia del male alla gente. Che poi siamo sempre noi, non per altro. Del tuo meglio. Voglio vederti. Però piano piano sta aumentando, Brava ragazza. Perfetto, grazie dell'aiuto. Se lo sentiva nel cuore.
Ah, direttamente là dentro funziona. L'attivazione della teurgia. Quando in battaglia le emozioni esplodono, tu e i membri del gruppo avete la possibilità di attivare la teurgia. Puoi attivare la teurgia quando è il tuo turno e la barra della teurgia è al massimo. A differenza delle normali abilità, non consuma HP o PE o SP. Quindi però si ricarica da sola, in automatica, da sola. Premi R2 per attivare la teurgia. Ricorda che non può essere usata se sei sotto l'effetto di alterazioni di stato. Perfetto. Vediamo quindi la sua teurgia. Freccia ciclonica. Danno da vento grave a un nemico, ignora le resistenze. Vai. Che figata. Ok. Figo. Molto bello. Molto bella come animazione. Wow, sei stata grandiosa. E ora parte anche il nostro confident con lei. Quanto ci fai? Ecco appunto. Ah, non ti preoccupare. Per fortuna stai bene. Senti chi parla. Sì, grazie a lei. Sì, ed è stato figo capire come funzionava la cartuccia. È stato molto bello, cioè ammetto che non avevo capito che andava caricata, pensavo si caricasse e noi ci attivavamo, invece proprio e poi si spara in testa, è veramente figa come meccanica. Vabbè, non ti preoccupare, è la tua prima volta, per essere la tua prima volta sei stata brava. Ovvio, tu stai molto meglio in attacco. Quello è vero, Yukari è stata proprio brava. È stato bello che gli hanno dato dello screen time utile. Ho caricato le mie emozioni nella pistola e poi pum. Esatto. Una spiegazione migliore non la poteva dare. Brava. Esatto. Ecco, è vero, perché magari è una semplice meccanica, ogni volta che attacchi viene attaccato, ogni tot battaglie, ste cose qua. O magari ci sono condizioni speciali per attivarlo. È ok, fin là, ci siamo arrivati anche noi. Esatto, puoi diventare Super Saiyan. Beh, minima però sì. Grazie, muoio dalla curiosità. È stato tutto merito tuo, brava. Patte patte sulla spalla. Ma il preside deve essere così criptico. Oh, è colpa sua. Esatto. Beh, non è che abbiamo fatto chissà cosa, Akiko. 24 giorni. Ce ne occuperemo. Esatto. Se mai dovesse succedere, staremo più attenti. Esatto, quello è vero. Non hai fatto nulla tu, Junpei. Certo. Qualcuno doveva dirlo. Ora tutti gli alleati possono usare la teurgia. Fantastico. Peccato che non sappiamo ancora come si attivi per bene, però lo scopriremo domenica. E se possiamo, io vado già dentro lunedì, sai? Pip, 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 pip. Ehi là. Oh, Elisabetta. Ciao, dimmi.
Il piano che adesso possiamo visitare. Esatto. Ti ringrazio. Buona giornata anche a te. Elisabetta mi ha detto che si è aperto un passaggio precedentemente bloccato. Dovrei dare un'occhiata la prossima volta che andremo nel Tartaro, ovvio. Oggi è domenica. Se non c'è nulla di importante, io direi che possiamo andare con Maya per andare avanti anche con lei. Ho ricevuto dei messaggi. Stavo pensando, ma non è che ignorare queste cose ti fanno, o anche non andare continuamente con gli stessi personaggi, ti fa calare piano piano il loro punteggio? Però non credo, perché per esempio con la bambina l'abbiamo fatto fino a dove siamo arrivati senza mai mancare una volta. Vediamo il programma di televendita. Oggi vi offriamo la campagna di regali per la festa del papà. Un regalo fatto col cuore è il modo migliore per dimostrare quanto volete bene a vostro padre. Iniziamo con un orologio firmato. Vostro padre non starà più nella pelle quando vedrà il regalo. Oh santo cielo, che meraviglia. Non aspettate, non è tutto. Aggiungo anche una mega proteina. Indovinate quante? Due. Per 3.980 yen. Sì, solo per oggi. Vabbè, guarda, prendiamola. Più che altro l'orologio firmato. Vorrei vedere a chi potrebbe interessare. La prossima volta vi offriremo un set per la dieta. Non perdetelo. Ma che figo, ci ha messo anche il giubbino appeso. Piccoli dettagli, solito. Nuovo messaggio da Maya. Annuncio urgente. Ok, io direi di passare proprio il tempo con Maya. Maya è l'eremita. Dobbiamo andarle a prendere uno. Uno di sti giorni dobbiamo andare ancora dai vecchietti. E voi che ci fate qua? Chi è sto bambino? Oh, Star-kun, stavamo giusto parlando di te. Ti vogliamo presentare Amada-kun. Piacere di conoscerti, mi chiamo Ken Amada. Frequento la scuola elementare Gekkoku-an. Piacere mio. Faccio amicizia, ok? È un bravo ragazzo. Amada-kun passa abbastanza spesso al santuario. È vicino al nostro dormitorio, sai? Quindi se lo vedi salutalo, ok, Star-kun? Buon per lui. Mi fa piacere, guarda. Oh santo cielo, sembra che tu abbia ottenuto un nuovo potere. Credo si chiami Teurgia. Ora che sei ancora più forte, dovresti poter combattere con grazia ed efficienza con le varie persone di cui disponi. Più persone otterrai riempiendo il grimorio, più la tua mente riuscirà a ideare nuove strategie. Per il momento, sembri in grado di gestire con efficienza il tuo nuovo potere. Ok. Che è Jack Frost, fratelli Jack. Danno divino medio a tutti i nemici, alta chance di infliggere a terra. Ok, un attacco divino che ti permette di atterrare facilmente. L'incantesimo di fusione è una speciale teurgia esclusiva del protagonista che origina dalla fusione di determinate persone. Gli incantesimi di fusione si ottengono registrando determinate persone nel grimorio. Quando queste condizioni vengono soddisfatte nella stanza di velluto, Elizabeth ti informerà che è disponibile un nuovo incantesimo di fusione. Perfetto. Per noi avrebbe senso averle queste persone al momento, Jack Frost e Jack O'Lantern. Preferirei tenere roba forte, visto che comunque danno medio. Sì, divino, per carità, però. Ok, possiamo andare con Maya. Mi sto loggando, arrivo anche io allora. Giochiamo all'MMORPG. Credo che passerò la giornata giocando online. Non che io non lo stia facendo, Sono nel dungeon di Shinagawa, vedo Maya. Ieri sono andata in palestra ad allenarmi. Mi sono fatta male i muscoli, ma mi sento fortissima. Un po' di endorfine fanno miracoli, no? Ah, che male. In realtà ci sono andata solo perché quello stronzo mi ha fatto arrabbiare, il professore Koda, che in realtà ora come ora sta passando dei guai, quindi lei dovrebbe essere contenta. Quale bastardo? Il signore. Scusa, oggi sono un po' maleducata. Mai sembra imbarazzata. Quello che volevo dire è che sono arrabbiata con questo tipo. Oh, quindi non è... Ah, ok, no, è lui. L'imbecille. Ho fatto un piccolo errore su un modulo e ora mi sta tormentando. E tu insegneresti grammatica, ha detto? Ma stai zitto. Crede di essere chissà chi solo perché insegna letteratura classica. Non sa chi sono io. Io sono Maya, brutto vecchietto. Se il signore comincia a giocare qui, lo metto in lista nera, XD... Non parlagli manco tu, Pound. Guarda. Va bene. D'accordo, te lo prometto. Vabbè, guarda, onesto... Non per cattiveria, ma spero di finirlo il prima possibile, questo confident. Ma non per cattiveria, ma perché così... Evitiamo ste cazzate. Tanto scommetto che il signore non ce l'ha manco il PC a casa. Magari usano la Baco. Lui è proprio tradizionale. Rotflmao. Ah, sto meglio. Forse ora mi faccio una doccia. Blush. Non preoccuparti, quel vecchiaccio non mi butterà giù, Tatsuya. D'accordo, Maya.
Ehi, Fuka! Che bel vestitino! Ano... Ancora una volta sostituirò Kirijo Senpai nella navigazione d'ora in poi. Per cui fammi sapere quando vuoi andare nel Tartaro. Farò del mio meglio. Brava. Patte patte gentile sulla testa. Questa casa si sta riempiendo piano piano, eh. Il prossimo giorno delle pulizie è il 16-6. Potrebbe esserci altro spazio nel frigo quella data. Ma sai che quasi quasi, visto che ci avevano dato l'altra volta il coso da mettere nel frigo e mancano 2 giorni a praticamente farlo, io quasi quasi... Bel computer. Vivere in un dormitorio è emozionante, vero? Sistemarmi in una camera con tutta la mia roba è una boccata d'aria fresca. Solo che è difficile rimettere tutto in ordine. Ma a dirla tutta, sono felice di vivere qui con tutti voi. Oh, piccolina. Tu sempre molto elegante, onesto. Quindi, se davvero non c'è nulla da fare, stasera la passiamo al computer. Mi devo ricordare, tra l'altro, di andare a farmi fare la divinazione prima di andare al Tartaro. Ok, questo quindi l'abbiamo già letto l'altra volta. Lunedì. Fuka? Ah, strano. Giorno. In effetti dopo la missione ci sono stati meno casi di sindrome apatica. Però siamo punti a capo, man mano che ci avviciniamo a una luna piena. Comunque, che ne pensi di Kirijo Senpai? Che intendi dire? Non credi anche tu che in un certo senso abbia spinto Fuka a unirsi a noi? Ce l'ha proprio con lei, eh? Ce l'ha veramente tanto con lei. So che è una gran cosa avere di più evocatori specialmente in battaglia, ma c'è qualcosa che non va. Forse è lei che pensa troppo male, però, eh? Interrogazione? Sì. Ehi, ciao, Maya! La nostra lingua può essere molto complessa. Non è brutto quando conoscete il significato di una parola ma non ricordate la parola stessa? Direi che è un ottimo momento per una domanda spontanea. Vediamo. Junpei si muove un po' troppo sulla sedia, quindi... La farò a te, Star-kun. Perché? Ce l'avevi con lui, vabbè. Quale frase significa riuscire a vedere le cose per quel che sono realmente? Facile, un occhio attento. Esatto, anche tu hai un occhio molto attento. Lo so, riesco a percepire come sono le persone in modo troppo facile a volte. Avere un occhio attento significa vedere le cose per quel che sono realmente. Può anche aiutare a prendere le decisioni giuste per il futuro. Vale anche per voi, dovete imparare a guardare oltre, altrimenti da adulti sarete superficiali. Ha ragione. E il mio fascino, guarda un po', è migliorato. Guarda che bel figurino intelligente che siamo. Oh, fantastico, fascino al massimo, al 4 al massimo. Quindi ora possiamo parlare con Tanaka. E ci manca realmente poco per arrivare al massimo ormai. Siamo già 3-3-4. Dai, ce la possiamo fare. E siamo praticamente a 2 mesi dall'inizio del gioco. Oh, ragazzi, 3 statistiche rispetto a 5 sono facili da fare, però cacchio. Abbiamo amichetto carretto, niente maghetto. Appena siamo un po' più avanti anche con gli altri confidant, o nel momento in cui già inizia a calare un po' le interazioni con questi, direi di farci anche Bebe e di farci anche il ragazzo quello là che si bagna i panini. Però a noi serve la conoscenza ora. La bimba, questione di lavoro, abbiamo un nuovo panino e qualcosa per te. Allora, andiamo prima dalla polizia. Ok, armi migliori rispetto a quelle che abbiamo, non ce ne sono. Ok, visto che Maiko quindi non va avanti, la scelta va su uno dei due. Miyamoto l'abbiamo appena fatto, quindi andrei con un Dagiri, che così iniziamo a portarli avanti un po' tutti e due. Oh, la Gekkite, fantastico. Regalo di compleanno. Hai ottenuto un oggetto da un'ideazione delle persone, fantastico. Prima però di entrare nell'aula del consiglio, quanti ne dovrei comprare? 82? No, facciamo magari... 5, giusto per averne un po' di più. Così domani sera li mettiamo nel frigo. Sono venuto per lavorare. Saranno tutti in tenuta, esatto, estiva? Certo che lo sono. Ho passato del tempo lavorando con il consiglio studentesco. Intanto siamo lì che facciamo piedino a Chihiro. Le ore sono volate occupandomi dei vari compiti. Ah boh. Ah, ok, ce l'ha ancora a morte con lui e sta indagando. E se lo capisci tu, voglio dire. Ti ringrazio, anche se non abbiamo detto probabilmente una parola noi. Delle prove di che cosa?
Occhio che quello ti mena, eh. Anche tu sei un po' mingerlino, eh. Botte! Ma quanta luce c'è poi? Cioè, è tanta luce in sto corridoio, eh? Lo sapevo che adesso lo menano. Porca troia. Non si fida di sicuro, cioè sta giocando col fuoco. Esatto, lo sapevo. Sembra sul punto di colpire Odagiri. Vabbè, la cosa giusta è intromettersi a questo giro. Aia. Ecco, appunto, non abbiamo fatto in tempo. Studente ambiguo con la faccia più uguale di tutti quanti i personaggi che ci sono in sta cazzo di scuola. Beh, sicuramente questo avrà ripercussioni visto che ti ha colpito. No, però tu stai bene, ti stai dando da fare. Però non sembra turbato dal fatto, eh. Ma qual è il soggetto della questione? Ho capito, qual è la questione però? Che sei pesante. Sì, lo capisco, però fino a farti arrivare a farti menare, magari anche no, eh. Non lo so, vorrei capirlo meglio come personaggio. Sicuramente potrebbe non essere male, ma è da capire, cioè. Allora, è sicuramente ligio al dovere, però che cacchio, cioè, non ha fatto proprio una minima piega a questa situazione. E direi che se non abbiamo niente di meglio da fare, possiamo entrare nel Tartaro. C'è scritto il nome di Fuga con una bella calligrafia, eh beh certo.